relative alla bocciatura del MES da parte della Camera dei Deputati. L'Italia si presenta sola sulla scena europea. Non abbiamo capito bene le ragioni di fondo di questa posizione del Parlamento italiano, per essere più chiari, del governo italiano. Non lo abbiamo capito, una cosa è chiara: da oggi in poi l'Italia è più debole, non è più forte. Ma davvero si può pensare che un solo paese che si orienta in maniera opposta a tutti gli altri possa poi avere la solidarietà, il dialogo, la comprensione da parte dell'Europa? È evidente che questa scelta dell'Italia in qualche modo ce la faranno pagare. Avremo modo di verificarlo nei prossimi mesi, quando da parte dell'Europa, anche per l'accordo nuovo che è stato firmato, i controlli sulle finanze pubbliche del nostro paese diventeranno molto più rigorosi e molto meno flessibili, ma avremo modo di accorgercene nei prossimi anni. Oggi siamo ancora in un clima di autocelebrazione e di finzioni politiche. Finzione politica è quella che ci stiamo raccontando ovviamente sul PNRR. L'Europa ha approvato, l'Europa. Il governo non sta facendo capire nulla agli italiani. L'unico dato concreto è che dei 200 e più miliardi che abbiamo del PNRR si sono tradotti in opere, in cantieri non completati ma almeno aperti, solo il 9-10% di quelle risorse. Tutto il resto è aria fritta, o obiettivi spostati negli anni futuri, o questioni riguardanti norme, regolamenti, semplificazioni, tutta una serie di fesserie che verranno poi a galla dopo le elezioni europee. Per quello che ci riguarda, rimane aperta la battaglia per sbloccare i fondi sviluppo e coesione per il Sud. Vogliamo fare la guerra per accelerare i tempi per le opere pubbliche e ci consentiamo il lusso di tenere bloccati da un anno e mezzo 23 miliardi di euro. E la cosa vergognosa è che gli accordi di coesione fatti dal governo per utilizzare queste risorse sono stati stipulati soltanto ad oggi con le regioni del nord. Non c'è nessuna regione del sud. E badate, parliamo di fondi sviluppo e coesione, cioè di risorse destinate per legge per l'80% al sud. Abbiamo avuto due cose che gridano vendetta in queste ore. La prima, ovviamente, la perdita di questi fondi, la perdita nel senso che rimangono bloccati. La seconda è la decisione del governo di eliminare i responsabili delle zone economiche speciali regionali. In Campania la ZES, la zona economica speciale, è quella che ha funzionato meglio di tutte, ha dato una prova straordinaria di efficienza e di capacità operativa. Dal 1° gennaio scompare la ZES regionale, tutto viene ricondotto nella zona economica speciale nazionale. Ma quelli che dovrebbero governare le conferenze dei servizi ancora non ci sono, perché la ZES nazionale dovrebbe avere come strumento operativo una struttura di missione nazionale. Che significa una struttura di missione? 60 dipendenti, 4-5 dirigenti che dovrebbero, come dire, seguire le pratiche di tutte le imprese che vogliono insediarsi nel sud. Una cosa demenziale e dal punto di vista politico criminale, un ulteriore danno per il Sud, un'ulteriore prova di un governo che sta calpestando il Sud
è il suo futuro. Sono i dati di fatto. La Regione Campania ha inviato ieri per la terza volta una lettera al Ministro della Coesione per chiedere la stipula dell'accordo di coesione con la Regione Campania. Stiamo aspettando da 2 mesi, abbiamo fatto tutta la trafila che ci è stata chiesta. Mesi e mesi perduti per spiegare, controspiegare, precisare. Stupidaggini. Abbiamo anche chiarito nella lettera che abbiamo mandato ieri che a questo punto, se non avremo entro un mese lo sblocco della situazione, prenderemo altre decisioni che riguardano la magistratura, perché riteniamo di essere di fronte a 2 ipotesi di reato da parte del ministro Fitto e dei suoi collaboratori. Diffamazione nei confronti della Regione Campania perché vengono prodotti dati falsi e abuso di potere. Questi signori pensano di poter ricattare un'altra istituzione. Non funziona così. Non funziona così. Ci sono esponenti di questo governo che pensano di gestire le istituzioni come se fossero una bottega privata. Non è così. La democrazia non funziona così. C'è bisogno di rigore e di rispetto per le diverse istituzioni. Che significa rispetto per i cittadini delle diverse istituzioni. Dunque, 2 dati politici gravi. L'Italia è sola in Europa e questa solitudine la pagheremo. E per quanto riguarda il Sud, il governo sta calpestando il Sud e la gente del Sud, immaginando di fare clientela politica e accentrando tutto presso la presidenza del Consiglio. È una cosa sconcertante. Dovremo combattere, ma figuratevi se ci facciamo intimidire da questi squinternati. FSC, fondi sviluppo e coesione bloccati, che significa un danno per centinaia di comuni della Campania. Perché FSC, fondi sviluppo e coesione per la Campania, significano 6 miliardi di euro che abbiamo già deciso di destinare per 500 milioni ai comuni che non hanno risorse per fare opere di manutenzione stradale, di assetto del territorio, ai campi flegrei, alla cultura, al recupero di beni culturali.